Cari amici Telebari, bentornati a Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione e riporta anche, non un pezzo d'antiquariato che sembra una cosa brutta, riporta Pinuccio Sinisi a Telebari, protagonista di tante annate qui da noi. Non sono mai andato via, di la verità. No, sei mai andato via, ma ritorni qui proprio. Ogni tanto vedo anche delle repliche che abbiamo fatto, che ho fatto anche qui. E a proposito di repliche, sei stato il primo, t'ha fregato poi forse Sgarbi sul tempo, ma sei stato il primo ad avere l'idea ed andare in televisione insieme a Dante, praticamente, come natura t'ha fatto. Sì. Come faremo noi a fine puntata, vero? Certamente, però vorrei insomma avvisare le telespettatrici. A casa, oppure solo le ragazze che si sintonizzino su Telebari. Con un velo sulla telecamera. Con un velo pietoso, chiudano un occhio. No, un velo sulla telecamera, come faceva l'ex presidente del Consiglio. Il velo, no, la calza. Il tema di oggi, caro Pinuccio, ce lo dice un tuo grande collega, un amico di Tempi Supplementari. Vediamolo subito. Senta, vuol partecipare alla Coppa? No, la Coppa no. Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. L'orega. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora... Tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado. Non capisco. Faccio l'accento svedese. Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese! Muovi! Padozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Beh, avessi atteso forse un altro pochino per prepararsi, avessi aspettato i famosi 20 anni cantati da Luciano da Lucio Dalla, forse Paolo Villaggio sarebbe riuscito nel famoso cambio di persona. Tema della puntata è Telefonami fra 20 anni, una canzone storica di Lucio Dalla. Il primo ospite telefonico è un tuo collega, un grande attore, in tutte quante le sale con il film Viva l'Italia, diretto dall'amico Massimiliano Bruno, che è stato anche ospite a Tempi Supplementari, il famoso Secco di Romanzo Criminale. Do il benvenuto a Stefano Fresi, benvenuto! Bentrovati, salve a tutti voi. Stefano, questa comicità particolare ci fa un pochino tornare anche indietro nel tempo. Abbiamo visto i vecchi telefoni della Simet, quelli grigi, che già è un qualcosa di storico. I famosi telefoni in bachelite, esatto. Nemmeno plastica. Allora, un giovane attore come te. Intanto grazie per il giovane. No, dai, siamo oggi in beh, tema per di... conoscere la bachelite è abbastanza stagionato. Ho acculturato, dai, Pinuccio. Telefonami fra 20 anni, Stefano. Ecco. Tu hai interpretato diversi personaggi. L'ultimo, un medico precario nel film Viva l'Italia di Massimiliano Bruno con Gassman, sì. Raul Bova, Ambrangiolini e Rocco Papaleo. Questo il medico Santini. Viene trombato, se così possiamo dire, da un medico, una donna, purtroppo, che si vende per far carriera. Tra 20 anni, secondo te, in questa nostra Italia, che un po' non riconosciamo più, ci saranno ancora queste problematiche? Dovrei ancora interpretare questi personaggi fra 20 anni, no? Ma io spero di no. Se parliamo di speranze, io ti dico spero di no. Spero proprio, ma spero che fra 5 anni non sia più così, fra 3 anni non sia più così, che insomma per adesso è la situazione è abbastanza imbarazzante. C'è da dire che non vedo grandi motivi di ottimismo. Margini di miglioramento. Beh, porca miseria, insomma, qui soltanto per tenere unito un partito si scannano come pazzi, insomma, fra... Che dobbiamo fare? Qui è una situazione imbarazzante, non sappiamo chi votare, non sappiamo... da chi farci prendere meno in giro. Questa è la bravura dell'elettore adesso, vediamo chi me fa meno peggio di questi qua, chi me fa meno male, quello, voto quello. Ma sul bene comune, insomma, adesso addirittura Monti ha messo in discussione la sanità, quindi come me la immagino? Ha fatto con la manina, va tutto bene, poi come Paolo Villaggio ha fatto così con la manina. Quasi, va tutto bene, quasi, esatto. E quindi adesso insomma si è messa in discussione addirittura la sanità, quindi fra 20 anni mi immagino un'Italia togliere i soldi ai malati di SLA. Sì, capito. Insomma, paese civile. Siamo in una situazione in cui Viva l'Italia mi sembra che sia
un ridere tragicomico di una realtà che abbiamo tutti davanti. Secondo me il successo del film dipende proprio dal fatto che ci rendiamo tutti conto che la situazione è questa. La bravura di Massimiliano è stata a fotografare il mondo che ha intorno in questo periodo. Il messaggio di speranza nel film c'è. Ora io me lo auguro che qualche politico rinsavisca e guidi questo paese in maniera diversa, però certo sperare di risolverla così è un po'. Stefano, statistico. Se sì. Nella vita reale il precariato non è il massimo, perché è un po' come dire ad un ragazzo del meglio di te, ma tra 3 mesi o 3 anni vai via, esatto. Forse nel campo artistico, e mi rivolgo anche a Pinuccio, nel campo artistico forse un contesto minimo anche di precarietà è anche un modo per mettersi continuamente in discussione. No, noi artisti possiamo scrivere dei trattati sul precariato. I massimi esponenti, oltre a Sennett, il sociologo. Il nostro desiderio è quello di non essere precari, di lavorare anche noi tutti i giorni e prenderci il mese di ferie come tutti gli altri. Però ci sono alcuni che possono farlo e altri, la maggioranza degli attori magari no, però si tende tutti a non essere precari. Stefano, tu come vivi qualche periodo un pochino più adombrato, qualche periodo nel quale magari, insomma, allora, non si può fare sempre un film con Massimiliano o romanzo criminale? Ho fatto un distinguo, e qui il mio collega lì presente può darmene atto. La carognata insita nel nostro lavoro è che il precariato è a prescindere dalla qualità, cioè, perché se tu comunque fai uno spettacolo brutto e poi ti aspetti che magari lavori di meno, no? Quindi è anche normale, questo, cioè, si tratta di offrire un prodotto mediocre, per cui, ma se qui non abbiamo certezza di fare un secondo spettacolo bello, anche se ne abbiamo fatto uno che ha avuto un grandissimo successo, quindi è un precariato veramente imbarazzante, perché non c'è proprio assolutamente meritocrazia. Magari tu ti produci uno spettacolo che va benissimo, poi ti aspetti di farne un secondo, invece ti passa avanti un tizio qualsiasi belloccio che ha fatto la fiction o la signorina di turno. Quindi è tosta, Tostissimo. Sorrinzavito. È tostissimo. Certe volte ci troviamo in. Però è il bel lavoro del mondo, eh? Sì, no, questo, perché se no non staremo qui a. Io pensavo che l'ha ordinato il medico. Ci siamo buttati noi, consci Si diceva ai giornalisti: meglio fare il giornalista che andare a lavorare. Adesso invece è meglio fare l'attore che andare a lavorare, no? Adesso è meglio lavorare piuttosto che fare qualsiasi altra cosa. Sì, l'importante è lavorare. Il romanzo, Stefano, il romanzo criminale invece, la tua figura era la figura classica, non dico dell'italiano medio che sembra una cosa brutta, ma del potente medio, ovvero dell'impestone, di quello che insomma deve anche saper gestire il dio denaro. Sì, beh, poi a livelli un po' sporchini, perché insomma diciamo che l'italiano medio, come hai detto tu, diciamo, è magari lo fa all'italiana, arrangiamoci, qui parliamo di delinquenti, insomma, questo riciclava nella droga, nei canali finesi della prostituzione, insomma, non è proprio, se l'italiano medio fosse così, meno male, non ci sarebbe nessuno. No, ma la figura del potente figura del potente però sì. Sì, certo. Il problema del potente è la saggezza del potente, perché se il potente è saggio, ma meno male che ce l'ha quel potere, capito? Il problema è che non ce n'è uno saggio al potere. Come il miliardario americano Bannett, che ultimamente ha dichiarato per l'ennesima volta, si chiama Bannett, non vorrei sbagliare, non vorrei dire un nome. Nel caso mettiamo un bip. E lui vorrebbe pagare più tasse. È un gran signore, c'è anche un politico uruguaiano che lo dice. C'è un politico uruguaiano che ha detto: io il mio stipendio lo rimetto al Parlamento, per me è esagerato. Ci sono questi casi. Invece si va a votare il 13 perché il 6 è esagerato perché adesso c'è necessità di esagerazione per dare un segnale, ma si esagera nel momento in cui non c'è normalità, no? Esattamente. Capito? Se ci fosse invece, nel senso, io sono felicissimo di pagare le tasse che pago, sarei felicissimo anche di pagarne di più se con quelle tasse pagassi dei servizi, ma siccome i servizi non ce l'ho, perché adesso non mi si garantisce nemmeno la sanità, i soldi che io do allo Stato non li rivedo addosso a me tornarmi con i servizi, allora mi dispiace, continuo a pagarle perché continuo ad essere onesto.
Però sinceramente, però, però alla fine si arriva sempre ad un bivio. Noi siamo un bivio grande, Stefano, che si chiama la pubblicità, Pinuccio. Purtroppo tempi supplementari a volte sono stati nefasti per l'Italia, a volte ci hanno dato ragione. Tempi supplementari è così. Di certo, caro Stefano, tra 20 anni speriamo tutti in un'Italia un po' migliore. Sulle note di Lucio Dalla ci salutiamo e ti ringrazio per essere stato qui dopo il grande successo di Viva l'Italia. Grazie a voi dell'ospitalità. In bocca al lupo. Ciao Stefano. Torniamo subito.